Ma ben ritrovati anche sul gaming con la stessa voce e lo stesso gamer di sempre. Spero non vi siate stufati di sentirmi e oggi parliamo di alcuni personaggi di Fortnite ispirati a personaggi di film nella vita reale e non solo film. Non tutto è creato a caso da Epic Games, compreso il Battle Royale di Fortnite che, come sapremo, è liberamente ispirato a PlayerUnknown Battleground e ad altri giochi, ma di questo magari parleremo in un altro momento. Ma tralasciando questi discorsi, cominciamo subito il video. Anzi, prima fatevi un giretto su Instagram per meme di ogni genere e partiamo sul serio. Star-Lord. Nel 2018 è iniziata un'incredibile collaborazione tra i personaggi di Fortnite e dell'universo degli Avengers, dove era pure possibile vestire i panni di un Thanos fin troppo potente e sbriciolare chiunque. Insieme a ciò sono arrivati personaggi e skin che sicuramente avrete riconosciuto, o no? Beh, uno di loro era Rust Lord, un'imitazione di Star-Lord, il simpaticone di Guardiani della Galassia, che passava molto tempo a schermo a prenderle però. Sfortunatamente non aveva nessuna radio addosso con cui ascoltare la musica e secondo me era il dettaglio più importante da considerare. Lo schiaccianoci. Crackshot è quel personaggio misterioso di Fortnite sbrilluccicoso e con un design abbastanza incomprensibile, diciamo, perché sopra indossa una cosa e sotto ha uno stile del tutto diverso. Il creatore dei personaggi di Fortnite ha ammesso di essersi ispirato allo schiaccianoci, ma che ha voluto dargli anche un'impronta moderna, qualcosa che non lo facesse sembrare solo una copia. Così gli ha messo dei jeans della denim, penso. Non è che mi dispiace usare sta cosa con i denti che sembrano usciti da un mostro di Alien, però si poteva fare di meglio, eh. Voi che dite? Come vi sembra questa skin? Love Ranger. Non ho avuto occasione di usare questa skin, ma sembra molto bella a vedersi. Sapevate ovviamente che è stata ispirata a Cupido, vero? Il famoso bambino mezzo nudo o del tutto nudo che di tanto in tanto appare e lancia frecce senza il vostro permesso. E vi fa innamorare di qualcuno. Speriamo non sia un animale, almeno. Comunque il creatore di queste skin è un romanticone festaiolo e ha detto che questo era uno di quelli che avrebbe assolutamente voluto fare. Ma non solo, i più attenti avranno notato che è ispirato anche agli angeli della famosissima serie TV Doctor Who. Pantera Nera. Il film Avengers ha riacceso o comunque dato ancora più voglia alle persone di parlare di supereroi e scoprire questo mondo incredibile, e i creatori di Fortnite non erano da meno. Anche loro sono stati contagiati dalla Avengers mania e hanno creato delle incredibili skin a tema. Una di queste era quella di Omega, rarissima e desiderata da tutti, in pochi però hanno notato la somiglianza con Pantera Nera. Non ci crederete, ma per davvero quasi nessuno all'inizio aveva capito che era liberamente ispirata alla Pantera Nera del mondo Marvel. E sono curioso, qual è la vostra skin da eroe preferita? Skeletro. Se pensate che i riferimenti di Fortnite si fermino solo alla cultura moderna, vi sbagliate. Guardate per esempio Skull Trooper. Non sembra nulla di eccezionale a prima vista, o no? Semplicemente rappresenta uno scheletro per molti, ma non per il creatore, che ha fatto questa skin ispirandosi liberamente al primo Karate Kid del 1984. In una scena in particolare il personaggio principale era inseguito da dei tipi poco raccomandabili vestiti per Halloween da scheletri. Confrontando i costumi potete esserne al 100% sicuri, specialmente per i tratti facciali. Wonder Woman. Nonostante molti personaggi finora sono ispirati chiaramente a personaggi Marvel, quello che vedremo ora invece è ispirato a una persona della DC, cioè Wonder Woman. Sì, quella tipa che spacca i culi anche ai maschi come niente. È stata anche la prima eroina a ottenere un incredibile successo sui grandi schermi. Il personaggio Valor ricorda chiaramente Wonder Woman, nonostante i colori differenti che qua sono molto più sul rosso acceso. Perfino la famosa rivista Forbes ha citato questo personaggio. Anche altri della DC come Harley Quinn sono stati ispirati dal creatore che ha creato Zoe, chiaramente una folle ragazzina. John Wick. Parliamo di un personaggio ora che non ha nulla di ambiguo, è proprio uguale al famoso John del film, beh più o meno. Eccovi The Reaper, un uomo con un abito elegante e serio, barba e capelli incolti, sicuramente da molte settimane e ovviamente una voglia assassina come pochi. Sì, i più attenti avranno capito subito che è proprio lui. Sfortunatamente è stato proposto per un periodo di tempo limitato a ben 20 euro. Essendo stato quello il periodo del nostro sicario preferito che stava per uscire di nuovo al cinema, la gente ha fatto le corse per averla. E anche io ci avevo provato, ma non avevo 20 euro in quel momento. Quindi me la godrò in video per sempre. Con questo concludiamo. Qual è la vostra skin preferita? Stavo pensando di portare dei gameplay di Fortnite sul canale, anche se da tantissimo che non gioco a causa di vari impegni.
Fatemi sapere come vi sembra la cosa. Nemmeno io so cosa potrebbe venir fuori a fare un gameplay con una voce, ecco, da top tenner, boh, non saprei come definirla. Mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un bel mi piace e alla prossima, gente!